cioccolata piace a 9 persone su 10 ed il decimo probabilmente dice le bugie. Ma battute a parte, è veramente raro trovare qualcuno a cui il cioccolato di qualità non risulti gradito. Sono ormai infinite le varianti che i maestri cioccolatieri sono in grado di offrire alla nutrita schiera di intenditori che il cioccolato, proposto sia in purezza che lavorato, vanta come altre specialità alimentari. Gli amanti di praline e tavolette non potranno mancare quindi l'appuntamento che Pergola propone da 8 anni a questa parte in un crescendo rossiniano di successo e affluenza di pubblico nel mese di dicembre: Ciocco Visciola. Nella vincente intuizione dei suoi ideatori di unire al cioccolato un'altra eccellenza territoriale, il visciolato, liquore ricavato dalle visciole, sta il segreto di tanto successo. Tanto divertimento, però valorizzando tutto ciò che i nostri avi ci hanno tramandato e ci hanno lasciato in eredità. Quindi non solo bellezze enogastronomiche, ma anche bellezze artistiche e culturali. Il visitatore potrà raggiungere il nostro territorio e passare 3 giorni eccezionali. Ma per l'edizione 2017 altre perle della cittadina si sono aggiunte a questa formula. Una è il tartufo pregiato, che vede in dicembre un altro mese di grande produzione, e l'arte, collegando al cibo i gioielli di famiglia, ovvero i bronzi dorati che mezzo mondo ci invidia. Un evento che fa giungere nella nostra provincia, nella nostra regione, decine di migliaia di visitatori che si soffermano in questo bellissimo periodo a Pergola, nella nostra provincia, in questo territorio a cavallo tra le province di Pesaro e Urbino e Ancona. Quindi un evento che sostiene l'economia non può che non avere il riconoscimento da parte della regione e del Ministero di evento nazionale. Dei 5.840 metri quadri di esposizione, ben 2.500 saranno dedicati al cioccolato e alle visciole, 1.500 invece saranno occupati da prodotti del territorio, 500 da artigianato locale e, visto che siamo in periodo natalizio, 650 metri tutti dedicati a Babbo Natale e al suo villaggio, con tanto di buchetta per le letterine. In più, ad unire qualità e bellezza, si è pensato anche ad un pacchetto per i visitatori che ad un prezzo di 20 euro, nei giorni della manifestazione, potranno degustare un pranzo di qualità, visitare il Museo dei Bronzi Dorati e recarsi nella vicina Sassoferrato per visitare un'altra mostra, una mostra dell'artista del 1600 Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, con dipinti ed alcuni disegni inediti provenienti dal castello di Windsor per gentile concessione della Casa Reale d'Inghilterra.